Ok, allora, le prendo o non le prendo? €179. Però sono 6 settimane d'attesa. Quanto possono essere 6 settimane d'attesa? Cioè, il tempo vola. Però ci sono anche le bits. Sono anche 150, qualcosina in meno. Però no, AirPods. Sono 6 settimane. Vai, prendiamo le AirPods. Dai, basta. Deciso. Basta così. Quanto possono essere mai 6 settimane? Dai. Comprate. Consegna in spedizione significa che domani arriveranno in pratica. Oddio, ci arrivate. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Scusate la patetica scenetta che ho fatto, ma questa scenetta serviva a farvi capire il concetto fondamentale delle AirPods. Queste valgono 6 settimane d'attesa? Ho voluto incentrare il concetto attorno a questa breve review delle AirPods attorno all'attesa. Sì, perché essendo uno dei prodotti più sottovalutati dalla stessa Apple, perché ne ha prodotti pochi, ma ne ha venduti talmente tanti, che siamo arrivati a quasi 6 settimane, no, a 6 settimane d'attesa per averne un paio. E io ho fatto una scelta un po' di tempo fa e ho deciso di acquistarle. Mio malgrado sono state 6 settimane di atroci sofferenze. Non perché non fossi sicuro che mi arrivasse il prodotto, ma bensì proprio perché il prodotto lo volevo. E quindi mi sono fatto la domanda: ma queste cuffie wireless, a discapito di tutte le altre che ci sono sul mercato, oltre a porsi la domanda se valgono €180, valgono 6 settimane d'attesa? Beh, in questo video tra poco vi darò la risposta. In breve, tutti quanti sapete che gli AirPods sono questo cofanettino che una volta aperto porta le due cuffiette wireless di casa Apple, che tra le altre cose il cofanetto è calamitato. Le due cuffiette hanno una loro batteria interna e lo stesso cofanetto è una batteria a sua volta, quindi una volta infilate all'interno lo si ricaricheranno. Naturalmente per ricaricare poi il cofanetto c'è bisogno di un cavetto Lightning che viene dato in confezione, perché fondamentalmente in confezione c'è il cavetto Lightning e questo in pratica e null'altro. Allora, al feeling, al tatto, naturalmente come tutti i prodotti Apple, è un prodotto di qualità, si sente nella maneggevolezza, proprio nel prodotto, quando ce l'hai in mano si sente. Facendo parte di un ecosistema Apple, una volta che ho fatto il pairing col mio cellulare, che ho un iPhone, che è stato istantaneo, ho aperto il cofanetto delle custodie proprio fuori l'Apple Store, accanto al telefono, e il telefono le ha riconosciute, mi ha chiesto se erano le mie, ho cliccato ok e lui ha fatto il pairing. Quando sono arrivato in ufficio ho messo le cuffiette, sono andato davanti al mio Mac Pro, ho selezionato le cuffie in automatico, sono partite e quindi funzionavano già con il mio computer. Ci sono poi un'altra serie di funzioni che a me incuriosivano, ossia il fatto che le AirPods hanno un sensore, non un sensore particolare, ma sentono quando vengono rimosse dall'orecchio e quello che noi stiamo ascoltando va in pausa. Questo, oltre ad accadere con il cellulare, quindi con la musica o con un video che sto guardando sul cellulare, mi è successo anche sul Mac Pro. E questa è una cosa fantastica. Stamattina stavo guardando un video su YouTube, mi chiamano, tolgo le cuffiette e il video va in pausa. Sembrerà una fesseria, ma non lo è. Questo perché queste cuffie diventano in tutto e per tutto uno degli strumenti da avere sempre con sé quando si lavora, perché non ci sono cavi.
Quindi se io lavoro per strada, quindi sono in viaggio, voglio lavorare col portatile, con queste qui, con una qualità audio davvero davvero ottima, al pari di, volevo dire, di cuffie di alto livello, ma queste sono cuffie di alti livelli, quindi l'audio è ottimo, i bassi sono molto pronunciati, gli alti, forse un pochino sugli alti, una piccola pecca sugli alti, ma per lavorare in mobilità, per ascoltare musica o fare una telefonata, che si sente bene tra le altre cose, io sento bene l'interlocutore e l'interlocutore sente bene me, perché poi da tenere in considerazione che queste cuffiette, una volta messe all'orecchio, sono a questa distanza dalla bocca, quindi c'è un bello spazio, e se l'interlocutore mi sente bene vuol dire che Apple ha vinto, quindi Apple ha fatto un ottimo lavoro. Una delle mie preoccupazioni era l'anatomia, perché io ho sempre dato gli auricolari in-ear, infatti tra tutte le scelte che avevo la possibilità di poter acquistare, potevo acquistare le BTX, che hanno di sicuro un costo inferiore a queste, hanno lo stesso chip delle AirPods, quindi che è quello che permette il pairing velocissimo con il telefono, quindi la possibilità che se squilla il telefono sfiliamo la cuffietta e la mettiamo nell'orecchio, rispondiamo entro un paio di squilli, lo avevano anche loro, anche perché la Beats ormai fa parte di casa Apple, quindi Apple tende ad aggiungere determinate funzioni a quei prodotti perché è all'interno dell'ecosistema Apple. Ora vi ho fatto un breve excursus di quello che sono queste cuffiette, perché poi fondamentalmente sono degli auricolari, auricolari di qualità. Valgono 6 settimane d'attesa? Sì, li valgono tutte. Ed anzi, nel momento in cui mi sono arrivate a me, ho visto che sul sito la disponibilità è scesa a 4 settimane, quindi ancora meglio. Insomma, se avete bisogno di un paio di auricolari Bluetooth con cui ascoltare musica, fare telefonate e volete lavorarci davanti al vostro computer, queste sono la scelta migliore. Da considerare che queste non funzionano solo con i prodotti Apple, naturalmente, sono degli auricolari Bluetooth di tutto rispetto, quindi è possibile abbinarle ad un PC Windows o ad uno smartphone Android tranquillamente senza nessun problema. L'unica cosa, naturalmente, si perderanno quelle determinate caratteristiche che le rendono tali. Quindi non funzioneranno determinati, per esempio il tap sulla cuffietta non funzionerà. Tap che la cuffietta non ha un pulsante in particolare, ma sente la vibrazione al tocco, quindi ai due tocchi veloci, e fa parte di una determinata funzione, nel mio caso sull'iPhone, perché utilizzo un iPhone. Su Mac non c'è ancora questa integrazione. Tra le altre cose, sto provando la beta di iOS 11, che porta la possibilità di poter modificare quelle che sono le funzioni al doppio tap delle cuffiette, e quindi ho scelto, ad esempio, da un lato di mettere Siri, dall'altra parte di mettere la pausa o il play al contenuto che sto vedendo, oltre al fatto che io, se tolgo la cuffietta, il contenuto va in pausa in automatico. E questa è un'altra delle funzioni, il fatto che queste cuffiette all'interno del loro ecosistema sono molto intelligenti. Quindi vale la pena l'acquisto? Sì, per me ne vale tantissimo la pena, ed anzi ve la consiglio. Vi lascio come al solito il link qui in descrizione di Amazon, oppure potete tranquillamente andarle a prendere dal sito Apple, potete fare come me, dato che il periodo di consegna delle cuffie arrivava a ridosso del mio periodo di ferie, io ho fatto in modo che le consegnassero allo store più vicino a me, che io, abitando in Campania, l'Apple Store più vicino era quello proprio al centro commerciale Campania. Sono arrivate, mi è arrivata l'email, sono andato a ritirarla senza nessun problema, me le hanno date subito. Quindi se non volete farle recapitare a casa, potete farle recapitare addirittura in uno store e poi le andate a ritirare voi. Insomma, questo era un breve video per introdurvi alle AirPods. Già tantissimi ne hanno parlato, quindi non ho voluto entrare nei tecnicismi e specifiche varie, semplicemente ho voluto farvi capire che queste valgono il tempo di attesa. Insomma, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace. Se avete qualche domanda più specifica sulle AirPods, scrivetemela nei commenti, io vi risponderò. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, così potete ricevere sempre aggiornamenti quando pubblico qualcosa di nuovo. Insomma, cos'altro dirvi? Noi ci vediamo domenica prossima con un nuovo video.